Visita a Mozambico della Missione Economica Italiana. Il colore locale ci viene subito incontro. È un bel nero ebano che spicca sullo sfondo bianchissimo delle costruzioni della capitale. Lorenzo Marques è una città moderna che respira clorofilla attraverso gli ampi polmoni dei suoi 100 giardini. Le costruzioni razionali cedono a volte il passo alle irrazionali ma suggestive creazioni di architetti ricchi di fantasia. A volte anzi si ha l'impressione di passeggiare fra le pagine di un trattato di architettura dell'avvenire. Anche in queste strade larghe e soleggiate, l'Italia è presente con le sue utilitarie. E dopo un breve giro di ricognizione andiamo a respirare una boccata d'aria di casa negli uffici di un rappresentante italiano di automobili. I colloqui ufficiali della missione, organizzata dall'Istituto Italiano per l'Africa e guidata dall'onorevole Foderaro, hanno inizio con un ricevimento offerto dal governatore portoghese Sarmento Rodriguez. Attraverso l'esame della situazione economica del paese, i nostri rappresentanti si rendono conto che il Mozambico ha bisogno di calzature, filati, pasta di carta e utifici, e che è possibile installare industrie chimiche per concimi e officine di montaggio per motorette e automobili.